È finito, finalmente è finito questo weekend romano tra feste di gala e trattorie, balli e prime cinematografiche, ritardi, attese, fotografi impazziti, fans in delirio, apparizioni di madonne e traffico natalizio. Sempre troppo poco, a detta dei commercianti. Ormai è entrata nella storia l'impaziente attesa al Cinema Étoile. Due ore di imperturbabile disagio di Rita Rusic, padrone di casa, e del marito Cecchi Gori che più minuti passavano, più impallidiva. Tuona Mara Venier, non voglio fare mica notte fonda qui dentro, mentre alcuni ospiti in punta di piedi lasciano il cinema e altri tamburellano nervosamente. Banderas si scusa e Melanie Griffith sorride. Stufi, impazienti, invitati e cronisti sudano per il caldo, altri sudano freddo, e se non arrivasse più? Ma all'improvviso un'apparizione. Madonna arriva con la sua aria impunita, senza dare soddisfazione a una città mobilitata per lei. Non un saluto scendendo dalla macchina, non un cenno da dietro le tende della sua camera d'albergo. A Londra incrociava le dita, a Roma, certa del successo, se la prende comoda. Ma finalmente, tutti seduti, sta arrivando, e dalla sala qualcuno ormai esausto risponde con un... Chi se ne importa. Appare Madonna al cinema, ma per pochi minuti, saluta e torna in albergo. Poi decide niente festa in suo onore, per la quale Cecchi Gori, produttore del film, ha fatto inviti selezionatissimi e ha speso intorno ai 300 milioni. Meglio la fiaschetteria di Via della Croce. Assente al party in suo onore, arriva puntuale alla festa organizzata dai suoi stilisti di fiducia. 60 invitati per un po' di Sicilia nel centro di Roma. Una tavola d'altare con velluti rossi, cactus, marzapane e melograni. E se Madonna arriva con un lapin maculato con sotto uno dei 52 completi fatti apposta per lei, la Griffith sfoggia uno dei vestiti acquistati dopo due ore di shopping romano. In Via dei Condotti si ferma la folla e lei prova i vestiti tra una telefonata e l'altra con il bel Banderas, che chiama solo per dire: Melanie, ti amo, e lei risponde: io di più. Ma torniamo alla festa, fiaccole a iosa e chitarristi che intonano Roma non fa la stupida. Ma Roma è una delle poche che si è comportata bene in questo fine settimana, invidiabile per il clima. Sole di giorno e notti stellate. Madonna chiede scusa per il ritardo a Michelangelo Antonioni, come se ad aspettarla ci fosse solo lui. E sbattendo gli occhioni sussurra: quando avrò un figlio maschio lo chiamerò Michelangelo. Peccato che Luisa Ciccone ha dichiarato di non volere altri figli. Si appartano, chiacchierano. Poi Madonna incontra Monica Vitti, si fa autografare il libro e, seduti allo stesso tavolo, dice a Raul Bova: mi sembri preoccupato, hai problemi, vuoi parlarne? Bova si intimidisce. La serata prosegue con una boffata di pesce, babà, torrone e perché no anche un cannolo, siciliano ovviamente. Tutto fino a mezzanotte, quando Cenerentola lascia la festa per correre dalla piccola Lourdes Maria, che aspetta la sua cena.